dalle nostre Dolomiti, nella terra di Leni, le mele più belle. Cresciute ad aria buona, spremute per benino o tagliate a fette. Arriva il succo! Esatto! Diventano nettare di puro amore. Lenis, mele with Liebe. Amici del Trentino delle Meraviglie, benvenuti ad una nuova puntata. Splende il sole oggi qui in Val di Fiemme, si sta davvero benissimo e noi siamo pronti per un viaggio insieme alla scoperta dei sapori del territorio. Cominciamo con Viviana dei Dolci Sapori del Bosco, un'azienda che affonda le radici nella storia praticamente, tanti anni, no, di attività. Sì, sono tanti anni ormai, beh, la passione da sempre, poi che ho iniziato veramente a lavorare sulle api nel 93 e poi è diventato il nostro lavoro all'incirca nel 2002-2003. Adesso è un'azienda familiare. So che lavorano con te i figli e il marito. Tutti e tre i figli, il marito, e niente, ci dedichiamo, è prima cosa una cosa che nasce dalla passione e poi diventa un lavoro. So che avete un grande orgoglio perché è proprio legato questa attività a un amore profondo per il prodotto e ricordiamo che questo è miele 100% trentino innanzitutto. Assolutamente sì, abbiamo le postazioni in Trentino, anche in Alto Adige. E niente, portiamo in giro le nostre arnie, facciamo nomadismo, seguiamo un po' le monoflore e il risultato è miele molto apprezzato, siamo contenti. Tutto il nostro miele non pastorizzato, smielato a freddo, nessun trattamento a caldo per lasciare perfette e inalterate le qualità. Tra l'altro devo dire che il miele è un prodotto sempre più in voga, sia per i grandi che per i piccoli. Finalmente si è capito il prodotto e si riesce ad apprezzarlo effettivamente durante tutto l'anno. Io per esempio lo mangio spesso e volentieri con i formaggi, ma non solo. Sì, il miele è molto molto apprezzato ultimamente. C'è proprio questa tendenza a passare come dolcificante al miele perché insomma è un prodotto sicuramente naturale e ogni anno di più i clienti ci accorgiamo proprio, i clienti tornano, si affezionano e va benissimo, va bene così. Ci si affeziona al prodotto e anche ai produttori, quindi è molto bello venire nel vostro spazio, sentire la storia di ogni prodotto proprio anche dalle vostre bocche. Ah, sicuramente, poi in estate abbiamo anche tutte le degustazioni guidate, le persone possono rimanere nello spaccio e vedere cosa succede in sala smilatura e quindi imparare tante cose che non ha mai visto fare. A me piace sempre raccontare queste storie anche per dare nuovo input, nuovo impulso a chi si approccia a questo tipo di attività, perché appunto la cura di confezionare, realizzare, stare dietro a dei prodotti di questo tipo secondo me è molto importante anche per il territorio. Cosa rappresenta per voi appunto aver fatto crescere così tanto il vostro lavoro? Ma guarda, io sono madre di tre splendidi figli e ogni giorno l'apicoltura e la natura mi aiuta ad insegnare a loro quella che è la vita. Grazie Viviana e ancora complimenti per la vostra attività e adesso passiamo da un prodotto meraviglioso ad un altro super gustoso, lo Speck. Venite con noi.
Eccoci adesso ad Aiano e siamo al Maso dello Spec, realtà super conosciuta ed apprezzata. Federica, come nasce questa attività ormai da molto tempo? Sì, l'attività nasce nel 2007 dalla volontà di mio papà di portare avanti la tradizione di mio nonno, praticamente, perché lui aveva la macelleria in paese ad Aiano che è aperto nel 1967, e da qui appunto nasce la volontà di portare avanti la tradizione con i prodotti tipici trentini e poi la conseguente apertura del nostro ristorante qui sempre ad Aiano. E adesso abbiamo anche 12 punti vendita in Trentino Alto Adige, e nei quali appunto vendiamo, offriamo la possibilità di acquistare i nostri prodotti. Infatti un prodotto di grande qualità che io spesso e volentieri prendo quando vado in giro, ma so che sono anche altri prodotti che voi offrite, raccontacene tre da non perdere. Sì, allora il principe sicuramente è lo Spec Riserva, che viene fatto con le cosce nazionali dei nostri maiali appunto italiani, che abbiamo tre allevamenti nel Veronese. E poi diciamo il secondo prodotto più apprezzato è lo Spec di filetto, che è praticamente il filetto di maiale che viene leggermente affumicato e stagionato. Questo è molto, molto apprezzato. Poi vabbè, c'è la pancetta, il guanciale, tanti altri prodotti che vengono soprattutto richiesti e utilizzati in vari modi, anche in cucina. Si può, lo speccotto per esempio si può utilizzare anche in cucina tranquillamente, quindi è una vasta gamma, diciamo, di prodotti tipici trentini. Insomma, abbiamo capito, Federica, che è praticamente difficile, e se non impossibile per te, capire quali sono i tre prodotti imperdibili. Ce ne sono sicuramente molti di più, ma vorrei anche raccontare di questo posto che è bellissimo, immerso nel verde, tanti giochi per i bambini, tanti animali. È davvero un piacere venire sempre qui. Diciamo che questo posto è fortunato in tutte le stagioni dell'anno, perché si possono ammirare i colori e i cambiamenti stagionali proprio qui, mangiando anche all'aperto, quindi diciamo che sia l'estate che l'inverno si può apprezzare la natura che ci circonda. E si può mangiare fuori, ma anche dentro abbiamo due sale, una riscaldata dal caminetto, quindi anche un'atmosfera particolare che rispecchia tutti i canoni, diciamo, tradizionali del Trentino. Grazie Federica, complimenti a te e alla tua famiglia per portare avanti con così tanta passione questa attività. E adesso noi ci spostiamo sull'Alpe di Pampeago, e dir la verità mi è venuta una gran fame, perché a forza di parlare di prodotti buoni è davvero arrivato il momento di andare a mangiare. Eccoci qui in compagnia di Valerio, siamo sull'Alpe di Pampeago e, come dicevo poco fa, io ho una gran fame e vorrei sapere cosa ci hai preparato di buono. Abbiamo preparato dei taglieri di salumi che prendiamo qui in Trentino, in Val di Fiemme, del carpaccio di carne salata e dei formaggi del caseificio sociale della Val di Fiemme, molto buoni, che noi proponiamo a tutti i nostri clienti. Poi come dessert abbiamo anche la panna cotta della Fresca Fiemme e lo yogurt della Fresca Fiemme. Quindi se ti interessa mangiare questi prodotti da noi, li troverai. Infatti avete questa fortuna di avere dei partner molto molto speciali, proprio produttori qua del posto, che offrono prodotti molto validi. Certo, c'è Alberto, che è il nostro casaro, che è una persona fantastica, fa dei prodotti veramente d'eccellenza. Cerchiamo di proporli ai nostri clienti, e quando vanno a casa diciamo: passate il caseificio della Val di Fiemme e portatevi a casa un pezzo della Val di Fiemme. E poi con il nuovo ambito territoriale arriva anche la Val di Cembra, e ho visto qui anche i vini del territorio. Abbiamo anche i vini della Val di Cembra, li avevamo anche prima che diventassimo una PT unica. Perché so che questa non è solamente una questione formale, ma proprio anche c'è la scelta del prodotto, quindi erano prodotti buoni e giustamente. Ma certo, sicuramente questo è un prodotto fantastico, soprattutto il Müller Thurgau, perché loro lo lavorano molto bene, sono molto bravi. Nel tornare a casa cerchiamo di far passare i nostri clienti per la Val di Cembra, perché è una valle bellissima da conoscere,
da vedere, da visitare e da comprare i loro prodotti, che sono dei prodotti d'eccellenza. E anche i Ciombrani Doc partecipano a questo progetto estivo Tradizione e Gusto. Esattamente, loro è la nostra partnership e con loro cerchiamo di costruire dei bei prodotti da vendere, da dare, da proporre ai nostri clienti, quelli che vengono all'Alpe di Pampeago in questo caso. Esatto, quindi produttori da visitare, ristoranti che utilizzano una filiera corta, mi sembra insomma che non manchi niente, il panorama come al solito è splendido. E parliamo anche un po' però di Chalet Caserina, che oltre a tutta una parte dedicata alla montagna, quindi menù montagna, offre anche una proposta molto interessante legata invece al pesce. Sì, perché tutti i nostri partner che ci sono sul territorio, gli altri rifugi, hanno un prodotto molto tradizionale. Abbiamo nell'inverno soprattutto abbiamo un sacco di clientela straniera che vengono in Italia e cercano l'Italian food. E fa parte anche un po' di pesce, quindi abbiamo messo qualche piatto di pesce, lo spaghetto alle cozze, all'astice, piatti particolari che riscuotono sempre un buon successo. E poi ci hai fatto provare anche dei piatti della tradizione. Ma certo, abbiamo fatto provare dei piatti della tradizione con la pasta del pastificio Felicetti, i paccheri con la salsiccia, i funghi, dei tortelli che fanno i nostri cuochi con del formaggio locale, conditi con dello speck, del burro fuso e del Trentingrana sopra. Cerchiamo insomma di accontentare un po' tutti i gusti delle persone che frequentano l'Alpe di Pampeago. Insomma, si conferma una cucina deliziosa. Io lo sai che sono tanti anni che vengo a trovarti, non solamente per motivi di lavoro, e quindi insomma è sempre una garanzia questo posto. E poi è proprio bello questo ambiente, no? Dalle sdraio fuori, l'ambiente un po' anche glamour se vuoi. Io mi sono messa questo vestito in tuo onore, ho approfittato anche del passaggio in jeep, bisogna dire la verità, per i tempi un po' stretti, però è proprio bello stare qui in questo posto così. Grazie. Bello, non per forza andando a camminare, quindi si può comunque godere anche del sole e di questo posto che è magnifico. Grazie mille, grazie e grazie a tutti quelli che verranno a trovarci qui a Pampeago. Ma non vorrei trarvi in inganno, perché la Val di Fiemme non è solamente buon cibo, è soprattutto o anche montagna e anche impianti. Sì, è anche verde, come vedi. Finalmente la neve è andata via, abbiamo aperto gli impianti, siamo molto contenti, siamo pronti finalmente per ricominciare, per accogliere i nostri ospiti e tutti quelli che vorranno respirare, perché è questo che noi offriamo, un buon respiro di aria pulita con i nostri 60 milioni di alberi in tutta la Val di Fiemme. Tantissime attività le abbiamo per le famiglie, per i bambini, ma anche per chi, come hai detto prima, vuole un po' godersi la vita, quindi mangiare del buon cibo, bere del buon vino. Abbiamo quest'anno questa novità del passaporto del gusto, che è un passaporto, noi abbiamo pensato, quest'anno si potrà viaggiare molto meno, il passaporto fa un po' di polvere, quindi abbiamo pensato di inventarci questo passaporto per fare un viaggio proprio del gusto attraverso la Val di Fiemme, visto che abbiamo tanta diversità, dalla pizza al pesce alla cucina tradizionale, abbiamo pensato di fare proprio questo passaporto, sarà fatto esattamente come un passaporto con i timbri, dove una persona potrà fare questo viaggio e più ne sperimenta più viaggia. Quattro le società di impianti che permettono davvero un sacco di percorsi, sia luoghi molto noti sia anche luoghi che si possono visitare in quasi completa solitudine anche in piena stagione. Sì, esatto, da noi la cosa bella è che hai posti molto noti dove ci si diverte, come Bellamonte, il Giro d'Ali, la Latemar Montagna Animata, dove tu sicuramente sei stata. Qui a Pampeago c'è il percorso Respirart, quindi posti che conoscono tante persone, ormai tanti ospiti vengono ogni anno per visitarli. E poi abbiamo posti un po' meno noti, come la catena del Lago Rai. La catena del Lago Rai è una catena poco antropizzata, rischi di fare una bella passeggiata, magari non incontrare nessuno, quindi un po' di solitudine per ammirare questa natura incontaminata. Per arrivare alla catena del Lago Rai si sale da un posto molto noto, che è l'Alpe Cermis, e poi si può camminare in quota dove ti portano gli scarponi, insomma. Grazie mille Marisa, adesso noi continuiamo il nostro viaggio e andiamo a scoprire un'altra interessante realtà. È
Eccoci arrivati adesso a Masi di Cavalese e a Loredana chiediamo di raccontare Terre Altre, una cooperativa sociale agricola molto particolare. Sì, siamo una cooperativa sociale agricola e come dice il nome ci occupiamo soprattutto di persone fragili della nostra valle e anche della vicina Val di Fassa e le aiutiamo ad inserirsi in maniera positiva nel mondo del lavoro. Oltre a ciò siamo anche cooperativa agricola perché cerchiamo di recuperare tutte le tradizioni agricole della nostra vallata. Quindi piante e semi anche di un tempo e poi trasformati, infatti abbiamo visto i vostri prodotti appunto dagli oli alle creme e che altro? Allora noi cerchiamo di trasformare i nostri ortaggi per poterli vendere durante tutto l'anno e poterli anche conservare in questo modo, quindi facciamo sciroppi, facciamo crauti, confetture di frutta, poi facciamo mozzarde, prodotti fitoterapici e prodotti cosmetici come creme viso, creme mani, shampoo solidi e saponi. So che si possono comprare i vostri prodotti anche online e secondo me è molto interessante questa cosa, l'attenzione della produzione appunto in una certa maniera di un prodotto sano e sostenibile, unito proprio invece al lavoro e alle persone anche più fragili che possono appunto avere anche, trovare un senso anche giornaliero, quindi nell'attività e nei campi. Noi cerchiamo di tutelare sia l'ambiente in cui viviamo, quindi coltiviamo in un modo più che naturale, senza utilizzare nessun prodotto chimico, e cerchiamo anche di tutelare ovviamente le persone, quindi cerchiamo di aiutare le persone più fragili di noi ad inserirsi positivamente nella nostra comunità. Oltre a ciò cerchiamo anche di valorizzare la ricchezza floristica della nostra valle, quindi andiamo a raccogliere piante spontanee sia per scopi alimentari ma anche per scopi fitoterapici. Siete insomma una cooperativa sociale agricola relativamente giovane ma con un sacco di idee e di appunto progetti anche innovativi. Sì, la nostra ricchezza si basa proprio sul fatto che siamo una cooperativa sia giovane, nata nel 2013, ma anche nata da un gruppo di persone molto variegato, molto diverso. E quindi ognuno apporta le proprie idee e questo ci permette di essere molto frizzanti come cooperativa. Grazie mille Loredana e quindi so che ci sono anche delle novità in futuro, tornerò sicuramente a dare un'occhiata anche perché in questo posto si sta davvero molto bene e non a caso. E adesso ultima tappa di questo nostro viaggio, andiamo al birrificio. Ed eccoci in compagnia di Stefano, ti avevo promesso l'anno scorso quando ci siamo visti in quel picnic molto particolare che sarei venuta a visitare la tua struttura e finalmente ci siamo. Il sogno tuo il sogno si è diventato realtà. Certo, io e i miei figli Michele, Stefania e Francesca e Luisa e tua moglie, la moglie che è il pilastro principale, sembra che la metti per ultimo, ma non è così. Tu ti salvi sempre in corner, ma alla fine va bene anche così. Grande attenzione ai prodotti locali, ma direi di partire proprio dalla struttura che ha coinvolto anche tanti artigiani, proprio a partire anche dalla progettazione e poi realizzazione della struttura. Sì, sia dalla progettazione che alla realizzazione a livello di struttura e anche la parte del legname, tutto della Val di Fiemme. Infatti se si vede tutto in giro, tutto l'arice della magnifica comunità di Fiemme che fa parte del nostro territorio. Esattamente, e devo dire che quando vengo qui respiro davvero questo clima e questa forte coesione tra produttori e operatori, perché tanto si dice spesso e volentieri che l'unione fa la forza, ma è difficile poi passare dalla teoria alla pratica. Qui invece è così. È così e per me è stato semplice perché ci sono buoni prodotti, collaboriamo col caseificio di Predazzo, collaboriamo col caseificio di Cavalese, una piccola realtà Maso Santa Libera che fa dei formaggi biologici, poi con l'azienda agricola Vinante che è una piscicoltura qui a Masi dove lo utilizziamo per fare il panino Masi, è fatto col salmarino alpino marinato e affumicato a freddo e facciamo delle fettine di questo salmarino abbinato a un formaggio molto delicato, è una fine del mondo come panino. Ce ne sono poi altri due, lo so. C'è il panino Daiano dove utilizziamo lo spec del Maso dello Spec, l'azienda agricola Maso dello Spec. Dove siamo stati oggi? Ecco, dove loro sono il top per lo spec e per la pancetta. Poi facciamo un altro panino, panino Varena. Anche lì c'è una macelleria, la macelleria D'Agostin, dove lui è il top per lo spec cotto. E infatti
è venuto fuori un panino che è eccezionale. Quindi scelta accurata appunto delle realtà con cui collaborate e poi invece una grande attenzione alla produzione che è quasi 90% mi pare, trentina? Diciamo che il 90% del luppolo, che è quello che serve per aromatizzare la birra, maricarla, è tutto coltivato qui in Val di Fiemme. Invece per quello che riguarda l'orzo, una parte viene coltivata qui in Val di Fiemme, una parte a Rivoli Veronese che è confine trentino, perché qui ancora non sono riuscito a trovare abbastanza terra da coltivare. Comunque riusciamo tra tutte e due un 65-70%. Due tipi di birra abbiamo qui davanti, ne avete in realtà 9, ma adesso cosa mi fai provare? Adesso questa stiamo a assaggiare, questa qui è la rossa, diciamo, si chiama Larix Beer, vedi già dal nome in latino larice, infatti qui è pieno di larice, è uno stile tedesco, fa 5,6 gradi, ha una nota di caramello liquirizia, diciamo che è la meno amara che facciamo. Poi in questo momento qui è la Nossa, invece, la Nossa vuol dire nel nostro dialetto nostra, è una rievocazione storica del birrificio Bernardi di Predazzo. Quando facevano la birra delle feste la facevano un po' più alcolica, 6 gradi, e in base ai racconti degli anziani di Predazzo ho cercato di crearla e anche qui insomma mi è piaciuto. Quindi possiamo dire che avete fatto un'operazione molto intelligente e anche molto fortunata, perché so che questo posto sta riscuotendo un grande successo, perché finalmente avete creato un posto dove venire a degustare appunto la vostra birra. So che si può vedere anche la produzione dalle grandi vetrate, si può accedere allo shop, quindi insomma il circuito qui si sta chiudendo. Sì, poi facciamo anche le visite guidate, proprio cioè il percorso dura un'oretta. Facciamo vedere la coltivazione del luppolo, spieghiamo dentro in birreria, in produzione proprio come viene prodotta e poi mia figlia, che è beer sommelier, fa degustare almeno 4 tipi di birre e le spiega insieme a loro. Non ci resta che fare un cin alla birra di Fiemme e a tutta la Val di Fiemme che oggi ci ha veramente mostrato il cin, il lato migliore di questo territorio, e siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. A me non resta che salutarvi, ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando non mancate. E allora un altro cin. Cin, cin. Dalle nostre Dolomiti, nella terra di Leni, le mele più belle. Cresciute ad aria buona, spremute per benino o tagliate a fette. Arriva il succo! Esatto! Diventano nettare di puro amore. Lenis, mele with libe.